Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente Meloni per aver invitato l'Agicom a partecipare a questo importantissimo appuntamento e chiedo scusa per il fatto che l'importanza e la vastità del tema mi hanno indotto a fare una cosa che di solito non faccio, cioè a scrivere l'intervento. Questo farà sì che perderò sicuramente qualcosa dal punto di vista dell'immediatezza, ma non rischio di trascurare nulla. Prima di iniziare mi ha colpito quello che diceva il dottor Mezza, 68 secondi per produrre ricavi pari ad 1 miliardo per una piattaforma. Se vogliamo pensare a uno squilibrio, pensiamo che un autore ricava, un autore di musica ricava $1 quando su YouTube il suo pezzo passa per 58 ore. Per dire qual è lo squilibrio a favore di questi operatori. Dicevo, l'evoluzione della tecnologia e il conseguente mutamento dei modelli di business hanno fatto sì che l'esigenza di tutelare la posizione dei consumatori si ponga oggi, e questo è evidentissimo, con un'urgenza ancora maggiore rispetto al passato. I mercati digitali hanno infatti assunto un assetto rigidamente oligopolistico. E non c'è bisogno di sottolineare quanto la mancanza di concorrenza si rifletta negativamente sulla posizione dei consumatori. Dicevo, un assetto rigidamente oligopolistico a causa del ruolo dominante delle grandi piattaforme. Le piattaforme controllano in tutto e per tutto l'accesso ai mercati digitali. Mettono fuori gioco gli operatori più piccoli grazie alle economie di scala consentite dalle loro grandi dimensioni. E assorbono le start-up più innovative avvalendosi delle cannibalizzano direttamente, assorbono le start-up più innovative grazie alle loro enormi risorse finanziarie. Questa posizione egemonica dei big tech sembra per di più destinata a espandersi ulteriormente a causa del rapido processo di digitalizzazione che è in corso, un processo che investe in prospettiva non solo l'intero settore terziario, ma anche, grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale, alcuni rami dell'industria. Il vantaggio competitivo al momento pressoché incolmabile di cui godono i giganti del web dipende da una serie di fattori, sono stati anche accennati, mi riferisco per un verso alla loro sostanziale esenzione da obblighi tributari, ottenuta grazie all'essersi stabiliti in paradisi fiscali che l'Unione Europea tollera al proprio interno e, aggiungo, grazie alla persistente vigenza nel diritto europeo del principio del paese di origine, cioè si pagano le tasse sulla base della regolamentazione del paese in cui si è stabiliti, fatto che crea, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, disparità distorsive della concorrenza nei singoli mercati nazionali in cui si trovano a concorrere operatori che appunto hanno regimi fiscali diversi, anche assai diversi. Ma la vera chiave di volta del dominio di questi operatori è consentita dalla, è costituita dalla quantità smisurata di dati personali che essi acquisiscono attraverso ogni singolo passaggio in rete di ciascun utente che lascia delle impronte, delle footprint, come si dice. Questo avviene, ed è bene tenerlo presente, per effetto di transazioni assolutamente diseguali. Perché diseguali? Perché queste transazioni l'utente cede, l'utente acquista una tantum, un servizio, ma cede i propri dati personali per sempre. E questo fa senza avere un'idea precisa né di quale possa essere la loro utilizzazione futura, o quali possano essere le loro utilizzazioni di questi dati, né il loro valore economico. Le piattaforme analizzano, organizzano, aggregano i dati così ottenuti, riuscendo, grazie ad algoritmi sempre più perfezionati, a profilare uno per uno le centinaia di milioni, anzi dovrei dire i miliardi di persone che si connettono all'internet. La disponibilità di questo immenso patrimonio di informazioni dà modo loro di realizzare enormi profitti sia mediante la loro diretta utilizzazione, mediante la diretta utilizzazione del dato, che dobbiamo ricordare che si tratta di operatori verticalmente integrati, e sia attraverso la vendita ad altri soggetti, in particolare ad inserzionisti pubblicitari.
si parla per questo dei dati come del petrolio della new economy, e si definisce quest'ultima come data driver, guidata dai dati. E di appena 2 giorni or sono la notizia, per avere un'idea delle dimensioni, che i dati generano addirittura il 34% dei ricavi dell'Intercontinental Exchange, la più grande borsa valore del mondo per volumi di scambi, e della borsa dell'oro. La profilazione degli utenti, diceva poco fa il dottor Mezzo, consente di predire in maniera accurata il consumo e quindi di indirizzare le strategie di mercato nella direzione migliore. Ma la profilazione permette anche di orientare il consumo, non solo di predire. Ogni volta che navighiamo in rete riceviamo messaggi pubblicitari, suggerimenti che gli algoritmi selezionano per noi sulla base delle nostre preferenze. Suggerimenti che possono indurci a compiere scelte d'acquisto che forse non ci saremmo altrimenti determinati a fare. Questo non significa che l'economia dei dati non abbia per altri versi dei risvolti positivi. I big data rappresentano un potente stimolo all'innovazione, determinano la creazione e lo sviluppo di un numero sempre maggiore di servizi, fruibili mediante dispositivi dalle funzionalità sempre più accresciute. Ne deriva un incremento della domanda di accesso ad internet che a sua volta stimola investimenti finalizzati ad aumentare la qualità e la capacità della rete. Si mette in moto insomma quello che la Federal Communication Commission, cioè l'agenzia americana che si occupa, l'autorità americana che si occupa delle comunicazioni, si mette in moto un circolo virtuoso dell'innovazione. Ne deriva però, come accennavo prima, ne deriva però anche una distorsione dell'equilibrio dei mercati a favore di pochissimi operatori dotati di un potere economico che è senza eguali nella storia e che è perciò stesso potere politico. Operatori di fronte ai quali il consumatore, e in ultima analisi il cittadino, viene a trovarsi in una posizione incomparabilmente svantaggiata. Ho parlato del cittadino, oltre che del consumatore, mi consentirete di aprire qui una parentesi, perché alla stretta delle piattaforme non sfugge naturalmente nemmeno il mercato dell'informazione. Il drenaggio di risorse pubblicitarie, come accennava prima, il 76% della pubblicità online in Italia è assorbita, il 76% dei ricavi vanno a finire solo a 2 piattaforme, Google e Facebook. E queste piattaforme nel campo mondiale, qui non parlo solo della pubblicità online, ma nel mercato mondiale della pubblicità, sono da sole oltre il 20%, è una percentuale decimale. Quindi dicevo, il drenaggio di risorse pubblicitarie da parte dei giganti del web ha precipitato la stampa in una crisi che sembra non avere fine e minaccia di erodere in un futuro non lontano anche le posizioni dei broadcaster televisivi. Grazie alla profilazione algoritmica, i social network e i motori di ricerca esercitano un'influenza crescente sugli operatori, sugli orientamenti del pubblico. Accennava prima il professor Bassan alla direttiva 31 del 2000, che è quella sul commercio elettronico, e non sono soggetti a responsabilità editoriale, a differenza di come sono gli editori tradizionali. Eppure l'algoritmo organizza i dati, organizza, se la sua ricerca sta al primo o al 100° posto questo cambierà, quindi non è vero affatto che sono semplicemente i gestori di un'autostrada in cui tutti hanno il diritto di transitare. Organizzano il traffico e quindi dovrebbero rispondere alle scelte che sono fatte. Sono fatte dagli algoritmi, ma gli algoritmi non glieli ha dati il padre eterno possibile. Li hanno creati legittimamente a fini di profitto, quindi sono orientati al loro business, quindi dovrebbero rispondere. Chiudo questa parentesi, dicevo. I social network e i motori di ricerca esercitano un'influenza grandissima sugli orientamenti del pubblico. Pubblico che riceve da loro notizie e informazioni selezionate non già sulla base della loro attendibilità, ma sulla base della loro attitudine a generare interesse e dunque a generare traffico e dunque a generare profitto.
Recenti vicende hanno dimostrato come per questa strada si possa incidere pesantemente, persino sui meccanismi di formazione del consenso e pertanto sul fondamento ultimo dei nostri sistemi democratici. Il caso di Cambridge Analytica ha fatto emergere l'esistenza di una vera e propria industria della persuasione politica, volta ad operare una manipolazione costante delle coscienze. Negli ultimi tempi si sono per fortuna moltiplicate le prese di posizione volte a sottolineare gli aspetti negativi di questo stato di cose. Persino il numero uno di Apple, Tim Cook, ha denunciato i danni connessi allo strapotere degli algoritmi, affermando che i colossi della Silicon Valley hanno costruito, cito testualmente, una vera e propria fabbrica del caos, delle cui conseguenze non vogliono però assumersi la responsabilità. Ancora più autorevolmente, lo stesso inventore del web, Tim Berners-Lee, ha manifestato preoccupazione per la deriva che rischia di prendere la sua creatura e per il fatto che alcuni software, e anche qui cito testualmente, alcuni software sono stati progettati per fornire incentivi perversi a chi sacrifica i propri dati personali. Da ultimo, pochi giorni or sono, Edward Snowden, l'ex consulente della CIA rifugiatosi in Russia per sottrarsi alle conseguenze dell'accusa di spionaggio, ha parlato di legalizzazione dell'abuso della persona attraverso i dati personali. Detto tutto questo, per quanto risulta agevole la diagnosi, la descrizione del fenomeno, altrettanto complicata, se non di più, si presenta invece la terapia, cioè l'individuazione dei possibili. A mio avviso si deve innanzitutto sgombrare il campo dall'autoregolamentazione, nella quale confesso di confidare assai poco, anche alla luce dei risultati più che deludenti finora ottenuti per questa strada. Ciò premesso, partendo dalla constatazione che le piattaforme digitali operano in diversi mercati, un punto di partenza ritengo debba essere costituito, e lo diceva il professor Passano, dalla necessità di un approccio non settoriale. Occorre prendere atto che esiste un mercato dei dati, nel quale agiscono i consumatori che cedono i loro dati per godere di un servizio, le piattaforme che raccolgono i dati, li elaborano e li utilizzano, gli utenti finali, ossia le imprese che acquistano i dati dalla piattaforma. La regolamentazione di questo mercato dei dati deve pertanto riguardare sotto ogni aspetto il ruolo svolto dalle piattaforme nell'economia globale. È evidente che questa regolamentazione deve avere come presupposto una disciplina di rango normativo primario, non si può affidare alle autorità che sono soggette alla legge. Ed è evidente altresì che la disciplina legislativa deve abbracciare necessariamente un ambito più vasto di quello nazionale. La dimensione deve essere almeno quella europea. Dopo anni nei quali le istituzioni europee hanno mostrato nell'affrontare questo tema qualche timidezza di troppo, e mi riferisco anche alle prospettive lasciate intravedere con la comunicazione del maggio 2015 sul Digital Single Market, prospettive di intervento regolatorio nei confronti delle piattaforme cui non ha fatto seguito, nulla. Dicevo, ma malgrado questo, negli ultimi tempi l'approvazione del GDPR per quella della direttiva copyright contrastata, che ben sappiamo con ogni mezzo e con ogni forma di pressione dalle piattaforme, sembra aver segnato in qualche misura un cambio di passo. Da questo punto di vista, sviluppi ancora più significativi potrebbe promettere il recente annuncio della vicepresidente della commissione che sta per insediarsi, della Margrethe Vestager, di voler porre mano a un Digital Service Act, cioè che dovrebbe caratterizzarsi come un quadro normativo unitario di ampio respiro e al passo con l'evoluzione della tecnologia. La consapevolezza della necessità di un approccio non settoriale ha indotto le tre autorità italiane, le cui competenze sono in varia misura attraversate e interessate dall'economia digitale, cioè l'autorità antitrust, il garante della privacy e l'Agico, a svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva sui big data, le cui conclusioni sono state presentate.
Le autorità hanno sottolineato l'esigenza che la normativa miri innanzitutto a ridurre le asimmetrie informative delle quali ho parlato tra operatori e utenti, nonché quelle tra le grandi piattaforme e gli altri operatori che delle piattaforme stesse si avvalgono. A questo scopo, le conclusioni dell'indagine raccomandano l'adozione di misure volte ad aumentare il grado di consapevolezza dei consumatori nel momento in cui forniscono il consenso al trattamento dei dati, nonché ad assicurare un'effettiva trasparenza nella fase di raccolta e poi nell'uso dei dati stessi da parte della piattaforma. Si tratta, come si vede, di finalità del tutto analoghe a quelle contenute nella GDPR. Finalità del tutto condivisibili, ovviamente, ma non nascondiamoci che conseguire i risultati attesi risulta nella realtà quanto mai. Il consumo di informazioni in rete avviene per solito molto rapidamente, e gli utenti non sono quasi mai disposti ad attardarsi nella lettura delle lunghe e dettagliate informative recanti le condizioni di policy relative alle sue dati. Occorrono pertanto misure che abbiano maggiori probabilità di essere implementate in concreto. In questo senso, la stessa indagine conoscitiva fornisce indicazioni interessanti, in particolare per quello che concerne l'auspicato rafforzamento della posizione degli utenti nella contrattazione sul valore del dato e sul suo impiego commerciale. Le autorità propongono infatti di favorire l'ingresso nel mercato di intermediari che sul mandato degli utenti stessi possano interfacciarsi con le grandi piattaforme, usufruendo così di un potere negoziale fortemente accresciuto rispetto a quello di cui potrebbe disporre il signor. L'indagine propugna inoltre il perseguimento di finalità pro concorrenziali mediante l'adozione di standard aperti e interoperabili che assicurino la portabilità del dato tra le diverse piattaforme. Sotto il profilo della trasparenza, la proposta che a me sembra quella di maggior impatto, anche qui c'è stato dicendo da parte del dottor Messi, è quello di attribuire alle autorità indipendenti preposte alla tutela del pluralismo, e dunque all'Agicom, allo Stato della popolazione italiana, poteri di audit e di inspection sulla profilazione algoritmica, allo scopo quantomeno di sottoporre a verifica i risultati delle iniziative di autoregolamentazione messe in campo dalla piattaforma. Mi avvio alla conclusione. L'indagine mette in luce, tra l'altro, e questo è un punto sul quale richiamo l'attenzione, un punto di fondamentale importanza, che assai spesso le piattaforme richiedono agli utenti per il godimento di un servizio anche informazioni che non sono indispensabili ai fini del funzionamento del servizio. Al riguardo, piuttosto che cercare di rendere edotto di ciò il consumatore, come propongo di fare le conclusioni dell'indagine, io riterrei per parte mia preferibile risolvere il problema alla radice, prevedendo il divieto per gli operatori di richiedere e di acquisire informazioni ultronee rispetto a quelle di volta in volta strettamente necessarie. Inoltre, qualora nessuna di queste misure dovesse sortire l'effetto di realizzare una più efficace tutela del consumatore e di ridurre in qualche misura gli squilibri che caratterizzano l'attuale assetto dei mercati, resterebbe infine da valutare, a mio avviso, l'opportunità anche di vietare la cessione a terze parti dei dati acquisiti in cambio del godimento di un servizio. Misura estrema, rendo perfettamente conto, che nessun legislatore al mondo parlerebbe al momento disponibile anche solo a prendere in considerazione. Ma estremo è anche il pericolo che corrono oggi le nostre società a causa dello strapotere incontrollato dei giganti della rete. Operatori che tutto sanno di ognuno di noi, che prevedono e indirizzano le nostre scelte, che influenzano in ogni campo i nostri comportamenti, che accumulano con bulimica avidità risorse superiori al PIL di moltissimi paesi, che pretendono di battere moneta, che sfidano apertamente perfino gli stati, come sta verificandosi con la reazione di Google al recepimento della direttiva copyright da parte della Francia. È necessario reagire
prima che la dittatura dell'algoritmo diventa padroni del pianeta, se non addirittura arbitri dei nostri desideri.